Racconti e curiosità sulla Padova medioevale, capitolo secondo. Già, perché la fraglia della vecchia Padova si ritroverà in questo sabato alla Sala Verde del Caffè Pedrocchi per presentare l'almanacco, che in questa edizione si avvale anche del prestigioso supporto del team di archeologia medievale dell'università. Con la collaborazione della professoressa Alessandra Chavarria dell'università e i suoi ricercatori sulla Padova medievale. E quest'anno, diciamo, il libro è molto più interessante anche dell'anno scorso, perché riporta delle cose inedite oltre che curiose della città di Padova. Il viaggio nella vecchia Padova parte dalle origini della cattedrale, passando per Santa Giustina, l'antica chiesa di San Martino, nel centro città la tomba di Antenore, in un viaggio alla scoperta medievale. Si parla di una ciotola trovata negli scavi del battistero del Duomo con dei tracce di lapislazzuli per fare il colore blu. L'epoca del Menabuoi, non so altro lo dirà la professoressa. Il motto resta sempre valido: la cultura non deve mai essere un privilegio per pochi, ma un'opportunità per tutti conoscere il miglior modo di tramandare il sapere.